Un'adeguata organizzazione dell'ambulatorio rappresenta uno degli elementi fondamentali per il successo di un'isteroscopia. La procedura dovrebbe essere eseguita in un'idonea unità ambulatoriale di un ospedale, di una clinica o di uno studio privato, dove ogni complicanza possa essere gestita in maniera appropriata. L'isteroscopia deve essere programmata nella fase proliferativa precoce del ciclo, che è il momento ideale per identificazione di eventuali patologie endocavitarie. L'infermiera dovrebbe organizzare adeguatamente l'ambiente dove ha luogo la procedura e assicurarsi che tutta la strumentazione necessaria sia in buone condizioni e prontamente disponibile. Tutto ciò che è necessario per eseguire un'isteroscopia ambulatoriale può essere organizzato su un carrello o incorporato in un unico dispositivo compatto. Una corretta preparazione della paziente è l'elemento chiave per garantire una reazione positiva della donna all'esperienza, oltre che la sua massima collaborazione. Teoricamente, la preparazione comincia immediatamente dopo che la paziente ed il medico hanno deciso di procedere con un'isteroscopia ambulatoriale. È necessario che alla paziente vengano fornite spiegazioni chiare e dettagliate circa la procedura, che la reale comprensione di queste informazioni da parte della donna venga verificata dall'equipe. Il medico dovrà inoltre rispondere in maniera esauriente alle eventuali domande della paziente al fine di chiarire ogni dubbio o timore. È stato infatti dimostrato che il grado di ansia delle donne prima della procedura è direttamente correlato all'intensità del disagio che queste sperimenteranno durante l'intervento. Quindi, laddove il medico sia capace di instaurare un dialogo con la paziente, riducendo l'ansia, sarà plausibile attendere un risultato positivo e una maggior soddisfazione da parte della donna. Nella nostra clinica non vengono mai somministrati analgesici o blandi sedativi prima della procedura. Il ginecologo dovrebbe inoltre preliminarmente compilare un'accurata anamnesi patologica ed allergologica della paziente ed assicurarsi che ella abbia letto, compreso e firmato il consenso informato alla procedura. Un'infermiera o uno specializzando dovrebbero invitare la paziente a vuotare la vescica, poi accompagnarla nell'area operativa, indicarle dove togliere gli abiti e come sistemarsi sul lettino ginecologico in posizione litotomica, assicurandosi che ella sia adeguatamente coperta per rispettare la sua privacy. Durante la procedura, l'infermiera o lo specializzando dovrebbero fornire supporto emotivo alla paziente e assistere il medico in maniera adeguata. Inoltre, per ridurre ulteriormente l'ansia, il medico può tentare di rendere la paziente più partecipe alla procedura, invitandola a guardare il monitor e spiegandole quanto vede e ciò che egli si appresta a fare. A tal fine, un monitor aggiuntivo dedicato alla paziente potrebbe risultare davvero utile. Dopo la procedura, la paziente generalmente non necessita di alcun ricovero e può tranquillamente ritornare a casa. Il medico potrà dunque procedere alla dimissione della paziente, spiegandole ciò che bisognerà aspettarsi immediatamente dopo l'isteroscopia e nei giorni seguenti, ovvero piccoli crampi e spotting vaginale. Talora può essere utile prescrivere una terapia antinfiammatoria non steroidea, oppure un farmaco spasmolitico da assumere in caso di dolore. È fondamentale invece che la paziente sia istruita circa la necessità di recarsi immediatamente dal medico in caso di sanguinamenti uterini anomali o di dolore intenso. Dopo un'isteroscopia ambulatoriale, anche laddove sia stata eseguita una procedura operativa, non è in genere necessaria alcuna restrizione delle attività quotidiane.